Salvi, la rivelazione su Berlusconi e le ragazze del drive-in, cosa si diceva? L'attore, icona degli anni Ottanta, racconta alcuni aneddoti di quegli anni, soprattutto dietro le quinte. Ne ha di cose da raccontare Francesco Salvi sulla TV degli anni Ottanta. Esploso grazie al drive-in, programma cult che ha visto nascere artisti come Ezio Greggio, Gianfranco D'Angelo, Enrico Beruschi, i 3-3, ma anche Giorgio Faletti e Antonio Ricci, l'attore ancora oggi è considerato un'icona di quel periodo, di cui custodisce gelosamente ricordi ed emozioni. Alcuni li ha condivisi con il Corriere, a cui ha rivelato alcuni inediti retroscena. A partire proprio di quello che sarebbe poi diventato il patron di Striscia la Notizia. Quando era sul palco a un certo punto gli usciva sangue dal naso e doveva scappare. Tutte le volte. E si prendeva pure l'applauso in più di incoraggiamento e commiserazione. La verità è che doveva prendere l'ultimo treno per andare ad Alassio che partiva a mezzanotte. Era incredibile, proprio come se avesse un pulsantino nel corpo che lo faceva sanguinare. Di Gianfranco D'Angelo ricorda la sua educazione, tranquillo, ma diversissimo sul palco e giù dal palco. Ogni tanto si addormentava e dovevamo svegliarlo la mattina dopo. Beruschi, invece, aveva paura dei cani. Una sera, su istigazione di Ricci, gli mise il paltò sul cane lupo che c'era fuori dal ristorante. Tornò a casa senza e per due giorni è stato a letto con la febbre. Fra tanti racconti e leggende metropolitane, Salvi ne ha smentita una. Si diceva che Berlusconi veniva a trovare le ragazze, ma non è vero. L'allora presidente Fininvest, però, fu il suo primo grande datore di lavoro. Il drive-in, infatti, prima di sbarcare su Italia 1 andava in scena in un noto locale di Milano, il Derby. Eravamo tutti semidisperati, ha ricordato Salvi. Ricordo una foto con Beppe Viola, Iannacci, Abatantuono, Porcaro, Mauro Di Francesco e Faletti a presentare un programma che non esisteva, che forse avremmo fatti. Iannacci per rincuorarci diceva, dopo ti spiego, ma tanto quando parlava lui non si capiva niente. Il resto è storia.